Nelle puntate precedenti? Anzi, no, basta, mi sono stancato. Ogni volta ripeto le stesse cose, non ce n'è bisogno. Andiamo dritti al punto, quindi. I Pirati dei Caraibi è un mondo bello! Non ve lo aspettavate? Ho la tosse. Partiamo dal gameplay. Il gameplay del mondo dei Pirati dei Caraibi è, secondo me, veramente, veramente bello. Anzi, è il migliore che abbiamo avuto finora. È il migliore di tutti i mondi. Possiamo esplorare con la nave, atterrare sulle isole e ogni isola ha la sua piccola minimappa all'interno della quale, insomma, esplorare. Io sono riuscito a trovare tutti i portafortuna. Mi mancava poi un tesoro, avevo idea di dove si trovasse, ma non riuscivo a trovarlo. E infine ho cercato informazioni. Quindi immaginate, in tutti i Pirati dei Caraibi sono riuscito a trovare tutti i portafortuna e quasi tutti i tesori. Questo, secondo me, è un ottimo indizio di come appunto l'esplorazione sia fattibile e molto più organica di quello che potrebbe sembrare. Ci sono anche le battaglie navali che non sono niente di che, ma risultano abbastanza piacevoli, tranne l'obiettivo di doverne distruggere 200 e nomino gli obiettivi perché ormai ovviamente ho finito il gioco e stavo cercando di platinarlo, ma ci sono un paio di cose piuttosto fastidiose da fare. Comunque andiamo avanti. Il gameplay, vabbè, dai, l'abbiamo trattato, e questo è il gameplay. Non è male, non è male, è molto piacevole. Il problema è, come sempre, la storia. Tuttavia, la storia devo dire che non mi ha infastidito, non mi ha dato troppi problemi. Cioè, poi praticamente la storia dei Pirati dei Caraibi. O conoscete i Pirati dei Caraibi e conoscete, credo, il film al cui sono ispirate le scene. Oppure, non so, io ho subito capito che era inutile, mi impegnavo a cercare di comprendere quello che stava accadendo. In breve c'è tipo una specie di mondo parallelo, tipo inferno, sott'acqua, subacqueo, e tu inizialmente finisci lì, poi esci con Jack Sparrow. Jack Sparrow poi deve fare delle cose, si fa fregare e dice dove si trova la scatola al tizio con gli orecchini. E poi Jack Sparrow si rivela essere in realtà un uomo granchio. E qua c'è, diciamo, un problema, perché io non sono Jack Sparrow, sono la copia di Jack Sparrow. Beh, sei la sua copia mandata dalla dea, però hai detto comunque ai nemici dove si trova il tesoro. Quindi questo è un piccolo problema di sceneggiatura, come al solito. Ma comunque, io ho trovato i granchi molto facilmente, cioè io prima di finire l'esplorazione delle isole avevo completato il raccoglimento dei granchi che si trovano casualmente, quindi sono in realtà molto facili da ottenere. Perciò andiamo poi, una volta completata l'esplorazione, sono andato alla parte finale della storia. Nella parte finale capiamo qualcos'altro, vabbè, succedono cose senza senso. Prima il polipo gigante è controllato dall'organizzazione 13, poi è controllato dall'uomo polpo. Queste cose sono sempre, come al solito, fatte male, però, ripeto, qui sono riuscito a passarci oltre perché era tutto senza senso. Anche le scene finali sono senza senso perché c'è la parte in cui, tipo, voi avete due navi e siete contro 100 navi, però per qualche motivo strano tutti si comportano come se hanno vinto, come se ce l'hanno fatta. Perché? Perché da una nave siete passati a due grazie al fatto che il tizio affascinante, fidanzato della tizia bionda buona, ha colpito lui con il coltello il cuore di Davy Jones, si chiamava l'uomo polpo. Quindi ora lui è diventato il nuovo uomo polpo e potrà vedere solo ogni 10 anni la bionda, però grazie a questo comunque. Hanno combattuto due navi contro 1000 navi, tipo, no? Questa cosa, ripeto, non riesco a capirla com'è andata, perché si vede solo la scena in cui sparate i cannoni al tizio tipo inglese e poi basta così. E il resto del combattimento con tutte quelle navi, co cosa è successo? Cioè, credevo che saremmo stati annientati comunque, però tutto è bene quel che finisce bene, anche se non sai come è finito bene. Perciò la storia non ha nessun senso. Soprattutto questo, il vero problema più che altro è il comportamento dei personaggi che c'entrano con la trama principale, ovvero Vexen e Tizio degli Orecchini. Perché?
Perché ci sono dei dialoghi che citavo anche nel video precedente, sì, nel video precedente, in cui Vexen e il tizio con gli orecchini parlano e Vexen accusa il tizio degli orecchini che forse vorrebbe tradire e Vexen si comporta da super cattivo, cioè Vexen non sembra veramente per niente un buono, sembra che stia facendo un doppio gioco. Cioè che è cattivo, finge di essere buono, ma in realtà è proprio cattivo. E appunto non hanno senso i dialoghi con col tizio con gli orecchini in questa prospettiva, perché se Vexen, boh, forse per mantenere al 100% la sua copertura, finge di essere super cattivo mentre è con l'organizzazione, boh. Mi ha molto confuso questa cosa. Secondo me, boh, queste parti sono girate un pochettino male. Comunque, non si finisce qui. Andiamo avanti e iniziano le parti belle ma allo stesso tempo brutte, perché appunto Sora e Riku, che continuano ad andare nel mondo dell'oscurità a caso, non riescono a tornare, riceviamo una chiamata da Chip e Chop, cioè come fanno Chip e Chop a sapere tutte queste cose, boh, vabbè. E allora Sora, che dopo tipo 10 mondi Disney non è riuscito a fare nulla, crede nel potere delle carte, alza il Keyblade verso l'alto e viene teletrasportato nell'isola del destino. Si chiama così? Sì. Dove trova il Keyblade di Eracus. E grazie al Keyblade di Eracus apre la porta verso il rame dell'oscurità. È così. Però non è il potere del risveglio. Questo non boh, lo vedremo nel prossimo video. Comunque, dopo non essere riuscita appunto a non fare nulla, in due mosse raggiunge il reame dell'oscurità. Arriva là, combattiamo contro Antiacqua, dopo aver combattuto contro Antiacqua salviamo tutti. Dopo aver salvato tutti, con Antiacqua andiamo nel Castello dell'Oblio, in versione originale, perché il Castello dell'Oblio è stato creato da Acqua. Troviamo Ventus, compare Vanitas, Vanitas combatte contro Acqua. Ora non so se qui potete perdere il combattimento, io sono riuscito a vincerlo al primo colpo. Però anche se vincete, a un certo punto Vanitas fa un attacco col quale colpirebbe Ventus e Acqua si mette davanti per proteggerlo e viene colpita lei, quindi perde lo scontro in questo modo. Ma poi Vanitas si risveglia, Ventus si risveglia e Vanitas scappa. E fine. Ultima cosa che avviene, anzi, diciamo ultime cose. Abbiamo Demix? Vabbè, il ragazzo biondo stupido che sotto suggerimento di Vexen proprio porta una replica a, come diavolo si, a Ienzo, sì, grazie alla quale potrà risvegliare Roxas. Ok. E poi mancano, diciamo, una replica per Namin. Una replica per quella che dovrebbe essere Shion all'interno di Sora. E un'altra replica per la copia di Riku che si trova dentro Riku. Queste sono le repliche di cui avremo bisogno in totale per, diciamo, per l'happy ending. Perciò Vexen ha fatto il doppio gioco aiutando l'organizzazione 13 a creare un sacco di repliche, o comunque renderle funzionali, per poi darci una sola replica per Roxas. E questo doveva essere il suo piano per fare ammenda. C'è qualcosa che non va. Comunque, tutti i nostri amici si riuniscono e dobbiamo andare al mondo dei Keyblade del cimitero magico per la battaglia finale. In questa parte, ne parliamo già ora, completerò praticamente tutto. Mi resteranno solo i minigiochi che poi farò dopo aver finito il gioco. Quindi eventualmente ne parliamo nel prossimo video. Per questo abbiamo concluso. Credo di aver trattato più o meno tutto, spero di non dimenticare nulla. Quindi, Pirati dei Caraibi è assolutamente positivo. Il modo in cui si sono mossi gli eventi invece no. E soprattutto nel finale. Vedremo che veramente tutto quello che abbiamo fatto finora in tutti i mondi Disney è stato inutile. Perché i Sette Guardiani di Luce siamo praticamente noi, sono i personaggi principali. Quindi, a cosa è servito andare nei mondi Disney? A cosa è servito proteggere queste nuove principesse, queste nuove luci di quei mondi? Cioè, praticamente in realtà non è servito a nulla. Era veramente
un grosso filler, tanto per farci andare in giro a fare qualcosa, a riottenere dei poteri che non ci vengono riconosciuti in maniera chiara in realtà da nessuno. Cioè, noi siamo lì, ma non è che abbiamo propriamente veramente i poteri. Boh. Vabbè. Ci vediamo nel prossimo e ultimo video. Non ve lo perdete, perché approfondiremo in maniera definitiva la storia, tutti i suoi problemi e tutte le ultime cose. Io sono Nogé, grazie per avermi ascoltato. Date un'occhiata in descrizione per trovare altri contenuti e lasciate un like se avete apprezzato questo, che credo sia stato in realtà abbastanza moscio.